Dunque, oggi riprendiamo e portiamo a conclusione il discorso che avevamo iniziato giovedì scorso sulle date, riprendendo la parte che, diciamo così, abbiamo un po' affrettato sul finale della lezione scorsa e vedendo che cosa succede quando nel nostro sguardo cade anche la parte sull'SQL, perché finora abbiamo lavorato come se lavorassimo solamente in Java, ma sappiamo già che la maggior parte delle informazioni provengono o vanno a finire in un database, quindi bisognerà conciliare ciò che sappiamo sulle date in Java con ciò che sappiamo o non sappiamo sulle date in SQL. E poi cominciamo a mettere le mani su un esercizio che inizieremo oggi, porteremo avanti giovedì, in cui magari c'è anche una componente di gestione delle date, quindi sono andato a selezionare uno dei temi d'esame in cui effettivamente ci fosse una rappresentazione delle date non banale, non troppo semplificata. Allora, tanto per riassumere dove eravamo, abbiamo visto che in Java 8 ci sono una serie di classi che sono adatte a rappresentare date ore, quindi informazioni temporali, con diversi tipi di risoluzione, a seconda di che cosa vogliamo rappresentare. Le due classi, diciamo tre, più importanti sicuramente sono due per quanto riguarda la rappresentazione umana del tempo, cioè local date e local date time. Sono quelle che nella maggior parte dei casi ci servono. La prima rappresenta la local date, una data, local date time invece rappresenta una data e un orario associato, quindi un istante di tempo. Queste due classi abbiamo visto che hanno i metodi che permettono di interpretare e lavorare con la date in modo umano, nel senso che fanno riferimento al calendario con cui gli umani misurano il tempo. La terza classe importante è instant, che invece è la rappresentazione macchina della stessa cosa, quindi ragiona in millisecondi dal 1970. Queste prime tre classi sono quelle con cui probabilmente faremo più del 90% del lavoro, no? Le altre sono, se vogliamo, sottoinsiemi o specializzazioni. L'unica differenza sono queste ultime due classi, duration e period, che le useremo se avremo mai bisogno di fare differenze tra due date o tra due istanti di tempo. Duration ragiona con gli istanti di tempo, perché misura, vedete, i millisecondi come instant, mentre period ragiona in giorni, mesi, anni come una date. Questi sono, diciamo, gli oggetti con cui abbiamo a che fare. Non ripeto le cose che abbiamo già visto la volta scorsa sull'insieme dei metodi che tendenzialmente hanno, volevo invece soffermarmi un pochino di più sull'input-output, no? Perché effettivamente abbiamo visto un po' velocemente la volta scorsa. Effettivamente tutti questi oggetti, date, daytime e così via, sono dotati di un metodo parse e un metodo format, che sono in grado rispettivamente parse di leggere e format di scrivere, sotto forma di stringa, il valore delle date. E il valore delle date nel formato che è rappresentato qui. Questo è il formato di default con cui questi tipi di classi rappresentano il proprio valore. In realtà per stamparlo in questo modo sarebbe sufficiente anche chiamare semplicemente toString. Se usiamo un metodo format è per avere anche un po' di controllo sul formato con cui questa data deve essere rappresentata. E per questo, per avere controllo sul formato, possiamo usare questi oggetti dateTimeFormatter, che sono in grado di fornire una serie di formati predefiniti, che sono tutte varianti del formato ISO, quindi vedete adesso sono tutte varianti della forma anno-mese-giorno e poi ora, due punti minuti, due punti secondi, dove ci sono vari sottoinsiemi di questi elementi, con alcuni formati anche un po' esoterici del tipo. Per esempio questo 2012-337 significa il 337esimo giorno dell'anno 2012, no? Se noi non avessimo i mesi e contassimo i giorni da 1 a 365. Oppure questo è ancora più strano, anno 2012, settimana 48, giorno 6. Sono tutti formati che l'ISO standardizza, gli dà un nome e quindi qua sono supportati, ma sono veramente di utilizzo molto molto raro. Quindi se ci bastano questi formati li abbiamo già. Se invece ci serve un formato
soprattutto per visualizzare, più sintetico, o più prolisso, o più leggibile, allora possiamo usare questi metodi of localized date, oppure time, oppure date time, che possono essere personalizzati. Questo è un esempio di utilizzo di un datetime formatter standard, quindi in questo caso l'ISO date, ma altrimenti possiamo usare, vedete, questo of localized date, e quindi un formato personalizzato. Tra questi formati personalizzati ce ne sono ancora alcuni predefiniti, quindi se vogliamo abbiamo due livelli di formati predefiniti: quelli ISO, che semplicemente, di cui semplicemente ho già la classe statica da chiamare, datetime formatter, punto formato ISO, date, local date o quello che sarà, punto format, e gli passo l'oggetto date e mi restituisce la stringa. Viceversa, se voglio un formatter personalizzato, lo costruisco con of localized date. Of, lo ricordiamo, è il prefisso che i metodi usano per le factory, no? In questa libreria java.time. Quindi of, un metodo of qualcosa è un metodo statico che mi crea un nuovo oggetto partendo da un determinato format style. Format style è un'altra classe che predefinisce dei formati costanti, predefiniti, e quindi magari mi vanno già bene così. Quindi in questo caso, se arrivo fino a questo punto, ho anche qua un oggetto di tipo DateTime Formatter, che non è uno di quelli standard, è uno personalizzato, ma personalizzato con un formato standard, predefinito più che standard, diciamo. Long è quello che scrive per esteso, giorno, mese, nome del mese, scriverebbe maggio a parole, eccetera, in italiano. Oppure posso costruirmi un formatter personalizzato non predefinito, usando queste letterine per specificare quali parti voglio. Quindi se ho un certo formato specifico da costruire, mi costruisco sempre un datetime formatter punto of pattern e non of localized date. Of pattern richiede come parametro una stringa, e a questo punto dentro questa stringa descrivo io che cosa voglio. Quindi la Y minuscola è relativa all'anno, da qualche parte c'è scritto qua in piccolo, eccolo qua, year, la Y, la M maiuscola è il mese, month of the year, e così via. E poi a questo punto con questo formatter posso fare sia un toString o un format, entrambi vanno bene, e sia un parse per andare a leggere, magari mi serve di più quest'ultima opzione, quando voglio leggere una data in un formato tra virgolette strano, non predefinito, allora costruisco il formatter che definisce esattamente il pattern nel quale so che la data sarà scritta. Tipicamente, se devo leggere una data che è nel formato italiano giorno barra mese barra anno, non è nessuno di questi formati predefiniti, e quindi devo costruirmelo a mano, ma di fatto si tratta semplicemente di usare un pattern che usa questi caratteri come segnaposto delle varie parti della data. Questo per quanto riguarda l'input output. È ovvio che l'input output cercheremo di farlo il meno possibile, cioè cerchiamo sempre, se riusciamo, ogni qualvolta riusciamo, di resistere alla tentazione di trasformare le date in stringhe o le stringhe in date. Per quanto possibile lavoriamo nel dominio delle date. Le dobbiamo trasformare in stringhe solamente nel momento in cui le stampiamo, oppure leggere da stringhe solamente nel momento in cui le leggiamo. Quindi all'interno della vostra applicazione non memorizzate mai una data come stringa, all'interno del vostro database non memorizzate mai una data come stringa. Perché altrimenti diventa semplicemente più complicato da gestire. Quindi è sempre meglio capire come trattarla come data piuttosto che non lavorare come stringa, perché chi leggerà quella stringa avrà sempre il problema: ma in che formato è scritta questa data? Devi costruire un formatter esattamente come l'hai scritta tu, e aggiungi ovviamente un livello di conoscenza e di complessità in più. Abbiamo anche iniziato a vedere che le classi di Java 8 hanno già, a differenza dei date calendar
di Java 7 e precedenti, hanno già un'aritmetica, conoscono già una parte dell'aritmetica delle date. Quindi è già facile eseguire delle operazioni aritmetiche tra le date. Allora, le operazioni aritmetiche sono a due livelli di complessità diversi. Il primo livello di complessità è semplice, cioè spostarci in modo lineare sul calendario. Cioè da adesso mi sposto in avanti o indietro di un giorno, 27 ore, 312 minuti, capiti quel che capiti. Di fatto ho una visione lineare del tempo e mi sposto di una quantità che non misuro in millisecondi, ma per comodità mia misuro in giorni, in settimane, in mesi, in ore. Ma pur sempre mi sposto sulla linea del tempo. E quindi, quando mi sposto, diciamo così, mi sposto di una quantità fissa rispetto al punto in cui mi trovo. Cosa vuol dire fissa? Vuol dire che se io da adesso dico ci vediamo tra 48 ore, sono sempre 48 ore, se la stessa frase la dico domani, ovviamente 48 ore sarà più avanti nel tempo, ma la distanza sarà sempre 48 ore. È scontato quasi. Ma se io invece dicessi ci vediamo venerdì, il tempo che ti accorre tra adesso e il momento in cui ci vediamo è variabile a seconda, anche in modo discontinuo, a seconda del momento in cui lo dico. Perché se oggi che è martedì vi dico ci vediamo venerdì, in realtà è tra uno, due, tre giorni, mercoledì, giovedì, venerdì, tre giorni. Se ve lo dicessi giovedì, ci vediamo venerdì significa domani. Se ve lo dicessi sabato o venerdì sera tardi, ci vediamo venerdì significa passa una settimana. Quindi molte volte noi definiamo degli offset temporali avanti e indietro, l'inizio del mese, l'ultimo giorno del mese, l'inizio della settimana prossima, che sono chiari da comprendere, però fanno riferimento a uno spostamento non su un tempo lineare, ma sul calendario. Se sono sulla casella del calendario mi sposto a destra finché non incontro un venerdì, oppure mi sposto sotto perché vado la settimana successiva, se immaginiamo il calendario mensile. Allora, queste sono operazioni che non si possono tradurre semplicemente in una somma o sottrazione di millisecondi, perché ragionano su un tempo a salti, no? A unità, giorno, settimana, che non sono solamente l'unità di misura di quanto mi sposto, ma sono anche poi il criterio con cui mi sposto. Allora, nella classe JavaTime, nelle classi di JavaTime, queste due operazioni sono implementate in modo diverso. Direttamente le classi localDate, ad esempio, hanno già dei metodi somma e sottrai in proprio. Ad esempio hanno dei metodi minus oppure plus, ci sono gli stessi, che servono a sommare e sottrarre una certa quantità in giorni, in ore, in minuti, in mesi, in nanosecondi, in secondi, in settimane, in anni. Quindi questi lavorano su un tempo lineare, anche se siamo su un oggetto date che conosce il calendario, si spostano avanti e indietro di una certa quantità. E è per comodità mia che questa quantità la posso esprimere in unità umane anziché semplicemente in millisecondi o in nanosecondi. Questi metodi sono già interni all'oggetto, in questo caso ho preso local daytime perché è quello che è più ricco, sono già interni agli oggetti temporali di Java 8. Oltre a questi abbiamo anche i metodi di confronto, isAfter, isBefore e isEqual, che servono per confrontare due date. E questi implementano, diciamo, il primo tipo di operazione. Il secondo tipo di operazione è più complesso, non viene fatto direttamente dalle classi, nativamente con dei metodi propri, ma le classi per applicare questo usano dei cosiddetti temporal adjuster. Un temporal adjuster è una classe che è capace, come dice il nome, adjust, ad aggiustare una data trasformandola in un'altra, con dei criteri che sono più complessi. Potrei dire il giorno prima di Pasqua tra 8 anni,
con un po' di pazienza lo trovo quel giorno. E chiaramente che devo sapere non solo contare gli anni, ma anche qual è il criterio con cui si calcola la Pasqua, che è una data che si sposta ogni anno. Ma si può fare. Posso immaginare di avere una classe che sappia fare quello. E quindi un temporal adjuster che mi trovi il giorno prima di Pasqua e abbia come parametro magari tra quanti anni. Quindi questa classe è in grado di prendere una data e trasformarla in una nuova, aggiustando certi campi, aggiustando l'anno, il mese, sostituendo. Ricordiamoci però che le local date sono classi immutabili, quindi non posso mai modificare una data che ho. Prenderò una data e ne costruirò una nuova, aggiustata, se vogliamo usare la terminologia di queste classi. Quindi se ho una data attuale, oggi, posso farmi calcolare attraverso un temporal adjuster una nuova data aggiustata rispetto ad oggi. Today.with. With è il metodo per applicare gli adjuster alle classi attuali. With è un metodo che costruisce nuovi oggetti, è un metodo di date, di local date, e riceve come parametro un adjuster. Quindi io ho una data, e lei, quella data, un local date per esempio, punto with, tra parentesi, un adjuster, mi restituisce un nuovo oggetto di tipo data. Nuovo, separato da quello prima, non mi modifica quello esistente, che è la versione aggiustata, modificata di quella precedente. Quindi io mi posso costruire il mio temporal adjuster che voglio. Oppure posso usare uno dei temporal adjuster già predefiniti in java.time, che sono già disponibili come istanze statiche della classe temporal adjusters con la S. No, che è una sorta classe di utility, come c'è molto spesso in Java, quella con la S, dentro una certa serie di cose predefinite. Ecco qui c'è un esempio, o meglio, un elenco più che un esempio, dei vari temporal adjusters già predefiniti. Quindi ad esempio c'è first day of month, ad esempio. Ti dà una nuova data che corrisponde al primo giorno del mese corrente. In questo caso, fosse oggi, lo applicassi oggi, mi darebbe il primo maggio. Oppure, first day of next month mi dà il primo giugno. First day of next year mi restituisce il primo gennaio del 2016. Day of week in month mi dice una nuova data nello stesso mese con quel determinato giorno della settimana, quindi il prossimo giovedì, per dire, in month nello stesso mese. First in month mi serve per chiedere il primo mercoledì del mese, ad esempio, l'ultimo giorno del mese, l'ultimo giorno dell'anno. Vedete che sono tutti gli spostamenti, immaginiamo di essere, diciamo, su una casellina di un calendario che mi permette di spostarmi tenendo conto dei margini, no? Inizio settimana, inizio mese, fine mese, mi sposto nelle quattro direzioni, diciamo. E posso posizionarmi sul primo giorno, l'ultimo giorno, o un determinato giorno della settimana, o un determinato inizio o fine dell'anno. Il prossimo mercoledì, next. Oggi è martedì, quindi il prossimo mercoledì sarebbe domani. Se chiedessi next Tuesday, il prossimo martedì, mi darebbe martedì della settimana prossima. Oppure un metodo che è next or same, che applicato al giorno attuale, se è già martedì, mi restituisce il giorno di oggi. Ma dipende un po' che cosa mi serve. Quindi sono tutti i metodi per muoversi e soprattutto direi che gestiscono la complessità delle settimane e dei mesi. Questi sono già predefiniti. Se vi serve una di queste cose, la usate. Altrimenti vi tocca studiarvi la documentazione della classe dell'interfaccia temporal adjuster e implementarvi il vostro. Per fortuna è abbastanza rara questa necessità. L'altra operazione è calcolare le differenze, cioè quanto tempo passa tra, che distanza c'è tra queste due date. Allora, esistono
tre modi li abbiamo già visti velocemente la volta scorsa. Una è direttamente con, con le classi temporali, local date, è un metodo until. Until si chiede quanti di questi ce ne sono fino a quella data che ti specifico? Quanti di questi cosa? Quanti di questi giorni? Quanti di questi mesi? Quanti di queste settimane? Allora, questo until è un metodo di local date che ha due parametri. Uno è la data di fine, o l'istante di fine. Questo temporal è l'interfaccia che sta sopra tutte, no? Quindi dico l'istante o la data di fine dell'intervallo che voglio misurare, e temporal unit è l'unità di misura rispetto a cui voglio calcolare la differenza. E questa temporal unit è un'enumerazione che ha dentro date, giorno, mese, settimana, eccetera. Che è un modo nuovo di ragionare con le classi vecchie, l'unico modo di fare differenze era calcolare i millisecondi, e poi per sapere le settimane devo prendere i millisecondi e dividerlo per il numero di millisecondi in una settimana. Ma poi alla fine il risultato non ti veniva mai giusto, perché magari non era mai una settimana esatta, era una settimana più un giorno, oppure gli orari erano diversi, per cui diciamo, si annidavano moltissimi problemi o bachi negli arrotondamenti, nella gestione delle parti frazionarie. Invece qui esplicitamente ti dico qual è l'unità di misura in cui voglio il risultato. Voglio settimane, sono settimane. Se fossero tre settimane e due giorni, mi dice che sono tre le settimane, ci pensa già lui a troncare. Questo di nuovo è qualcosa già interno dentro local date. Se invece voglio cose più complesse, ho queste classi duration e period che servono a misurare intervalli di tempo. Duration è quella più semplice perché ragiona in millisecondi o in nanosecondi. Io qui ho estratto solamente il metodo between, che ha sia l'una che l'altra classe, poi sono classi più complesse, se dovete lavorare con intervalli di tempo conviene andarsela a guardare, ma per lo scopo di calcolare la distanza tra due tempi, duration lavora su instant, quindi ricordiamo sono le misure in secondi, e quindi mi restituisce un oggetto duration. Questo duration poi è una serie di metodi per essere interrogato. Questa duration in che cosa lo misuro? Sempre però ricordiamoci che qui non ragiona, non ho instant e duration non hanno il calendario sotto mano. Quindi sono solo in grado di restituirti i valori in secondi, in mesi, in ore, relativo. Quindi non è collegato a nessun giorno del mese o della settimana. Il valore che ti dà è sempre la distanza lungo l'asse dei tempi. Mentre invece se devo fare delle operazioni più complesse, che tengano conto della conoscenza del calendario, allora uso period, anche qui between, lavora tra date, non tra istanti. Dipende un po' che cosa ti dobbiamo fare. La maggior parte dei casi, se leggiamo informazioni da un database, probabilmente abbiamo una data, una date, e quindi lavoreremo tra date, ma magari ci basta semplicemente fare una differenza così. Questo period è già più complesso perché mi permette poi di spacchettare l'intervallo in mesi, settimane, giorno, ad esempio, e non solamente dire quante settimane sono, ignorando la parte frazionaria. Quindi è più sofisticato questo oggetto period, perché poi una volta che ha calcolato la differenza posso interrogare sulla natura di questa differenza. Come sempre, questi per il momento possiamo permetterci di fare dei puntatori, no? su quali sono gli oggetti, poi al momento del bisogno ce li andiamo a studiare, perché è impossibile ovviamente studiare nel dettaglio tutti. Ecco, poi esiste la possibilità di far convivere, più che la possibilità, la necessità di far convivere il vecchio e il nuovo. Le classi vecchie, java.util.date, java.util.calendar, con le classi nuove. Allora, all'interno, quando hanno, diciamo così, rilasciato già le JDK 8, non solo hanno aggiunto il package java.timing che contiene tutte queste belle cose, ma hanno anche modificato le vecchie classi, aggiungendo dei metodi. Quindi, se voi andate a vedere la classe date di Java 8,
e la classe date di Java 7 e Java 6, vedete che, vabbè, ovviamente è piena di metodi deprecati, l'abbiamo già visto, ma in Java 8 ha qualche metoduccio in più, pochi, due o tre. E che sono essenzialmente quelli che permettono di convertire dalla vecchia alla nuova rappresentazione. Ma nella nuova rappresentazione, l'unica classe che si mappa in modo affidabile con la vecchia rappresentazione è Instant. Perché già la settimana scorsa abbiamo visto che purtroppo l'unica nozione di tempo che aveva sia la classe date che la classe calendar era i secondi del 1970, i millisecondi. Quindi la vera nozione di calendario non ce l'avevano. Avevamo poi quel macchinosissimo Gregorian calendar che interpretava i millisecondi e li spacchettava in campi con tutta una serie di problemi che per fortuna non abbiamo voluto approfondire. E quindi abbiamo il metodo calendar.toInstant, se per caso avessimo per le mani un oggetto calendar, ci restituisce un oggetto instant corrispondente. Poi dall'instant possiamo passare a un local date se ci serve. Come? localDate.ofInstant e gli passiamo tra parentesi l'instant. Questi oggetti quasi sempre si creano con un of partendo da qualche cosa. Se li creo con new mi danno la data corrente di questo istante di tempo. Può essere utile, ma nella maggior parte dei casi voglio elaborare altre date, non quella corrente. E quindi per crearlo uso un metodo of, una factory che me lo costruisce. E idem date.toInstant. Date.toInstant converte un oggetto data e restituisce un instant di Java 8. Poi ci sono operazioni inverse che invece mi permettono di passare da un istante a un oggetto vecchio. In questo caso ho un metodo date.from che crea un nuovo oggetto, un oggetto date partendo da un instant, quindi anche questo è un metodo di factory. Che costruisce un nuovo oggetto date, è un metodo statico di date che è stato aggiunto dentro java.util.date e permette di creare nuovi date. È la stessa cosa per creare nuovi calendar, from. L'unica complicazione è che, l'oggetto calendar in sé ha sempre un fuso orario, mentre l'oggetto date non se ne frega totalmente perché ragiona semplicemente in millisecondi, l'oggetto calendar dentro ragiona sempre in millisecondi, ma per poterti mostrare ora, mese, giorno, ora, minuti, secondi, giorno, mese, anno, devi sapere in quale fuso orario tu vuoi vedere questi valori. E allora, quando costruisco un calendar, devo costruirlo all'interno di un determinato fuso orario. Questo è il motivo per cui per costruire un calendar, un oggetto di tipo calendar, non mi basta un instant, ma mi serve un tipo di dato che abbia dentro di sé un fuso orario. Quindi qua è indicato questo metodo from ricevere un zoned date time, che a differenza dell'oggetto local date time che ha la data e l'ora, lo zoned ha anche l'informazione sul fuso orario, quindi lo devo costruire in questo modo. Quindi sono i due, insomma, la manciata, dico due perché vedo quelli di date che sono quelli alla fine più frequentemente utilizzati, a questo punto il calendar quasi non ci serve più. Sapere che esiste, no? Se non lo troviamo proprio, ma per scelta non andrei a usare. Quindi questi due metodi qua mi permettono di fare il ponte tra i due mondi. Questo fin tanto che rimaniamo in Java. Adesso aggiungiamo un ingrediente che è quello del SQL. Allora, in SQL abbiamo anche qua tre livelli di rappresentazione. Da un lato è ciò che dice lo standard dell'SQL. Dice in SQL quali sono i tipi di dato. Così come siamo partiti chiedendoci in Java quali sono le classi per rappresentare le date e ci siamo accorti che erano bailamme. Beh, SQL dice certe cose, definisce a livello di standard alcuni tipi di dati. Poi, purtroppo, la parte sulle date è quella nelle quali le varie implementazioni dell'SQL differiscono di più. Ciò che è successo, come sempre, è che ogni implementatore di database
ha implementato un suo modo per gestire le date molto spesso prima che questo venisse standardizzato nei documenti ufficiali dell'SQL. Allora ci sono delle implementazioni che sono state fatte in modi diversi perché i vari produttori di database hanno fatto le loro scelte e poi in seguito si è arrivato a uno standard e si è accorto che i vari database non tutti erano perfettamente, per forza, non potevano essere, non si poteva accontentare tutti, non tutti erano allineati allo standard. Questo ovviamente è accoppiato alla complessità stessa di gestione delle date e quindi tante volte gli implementatori non davano la giusta attenzione al problema. E quindi vediamo che le date, data e ora, con gli oggetti, in MySQL sono implementati in modo un po' diverso rispetto allo standard. Ma in tutti i database, la gestione di ore e date, ogni, per carità, si va avanti a piccoli passi verso una certa convergenza, ma non è mai perfetta, anche solo il modo di fare somma e sottrazione tra due date, in MySQL è fatto in un modo, in Oracle è fatto in un modo diverso. Ma fin qua stiamo parlando di SQL. Quindi se io scrivo una query che usa le date in MySQL, non è detto che quella query da trasportarsi su Postgres o su Oracle funzionerebbe nello stesso modo. Più delle volte sono differenze minime di sintassi, ma sono pur differenze che creano problemi. Ma noi non parliamo direttamente col database, bensì ci interfacciamo col database attraverso una libreria JDBC. Quindi dobbiamo capire di queste stringhe di query che cosa ne fa la libreria JDBC. Perché poi è la libreria JDBC che fa il mapping vero tra i tipi Java e il tipo del database. Quando io faccio un getDate su un result set, interrogo il database parlando il formato del database, ma mi restituisce un oggetto Java. E quindi vediamo qual è il mapping tra questi. Vabbè, lo standard SQL è relativamente pulito. Qui l'ho preso da questa pagina Wikipedia perché è molto condensata, in 5 righe ce la caviamo. Definisce 3 tipi di dato che possono essere usati per definire delle colonne, no? Quando definiamo lo schema di una tabella, quella colonna non è un varchar, ma è un date, oppure un time, oppure un timestamp. Allora, date è una data pura, date SQL, standard. Time è un'ora pura, quindi ore, minuti, secondi, e frazioni di secondo. Allora, quando si va a misurare le cose in modo preciso è sempre un pasticcio, perché java.date lavorava in millisecondi. java.util.date. java.time.localdate lavora in nanosecondi, come instant. L'SQL di solito lavora in decimi di microsecondo o 100 nanosecondi. Quindi se andiamo a misurare intervalli di tempo fini fini, la risoluzione dei vari tipi di dato non è la stessa, quindi rischiamo di perdere precisione. In quel caso conviene lavorare quasi con numeri reali e fregarsene dei time. Time hanno senso quando ragiono in termini di unità umane, no? Ore, minuti, secondi, altrimenti lavoriamo con... Se facessi esperimenti di fisica non uso un time. Uso un intero che mi conta in millisecondi o in nanosecondi o in microsecondi, ciò che mi serve, e basta, perché non mi interessa, no? Per misurare una durata. Poi ho invece un altro tipo di dato SQL che si chiama timestamp, timbro postale, timbro orario, che mette insieme un date and time. Questa è la sintassi in cui vengono mostrati questi dati quando li interroghiamo in un database. E è la sintassi con cui il database si aspetta che questi dati vengano inseriti quando facciamo una insert, un update di colonne di quel tipo. Da notare che il timestamp non è in formato ISO. Gli somiglia tanto, ma non è in formato ISO, perché il formato ISO al posto di questo spazio ha una T. Separa la data dall'ora col carattere T. Torniamo indietro, mi sembra che non ci sia nessuno dei formati ISO, vedete che c'è una T qua in mezzo. Nessuno dei formati standardizzati sull'ISO prevede uno spazio in quel punto.
ma sempre una T. Ma anche perché questo standard SQL si è evoluto indipendentemente e prima del formato ISO e quindi è arrivato a questa decisione. Quindi anche lì, se uno usasse un formato ISO standard, non riesce a inserire una data in database, perché il database non l'accetta. Poi in realtà molti database accettano dati formattati anche in modo più lasco, quindi tendono a essere abbastanza generosi in ciò che accettano. Però accettando formati anche diversi c'è sempre il rischio che, diciamo, c'è sempre un'operazione di interpretazione, di approssimazione, che il database fa nell'accettare una data, e quindi c'è sempre il rischio che la legga in modo diverso da come la pensavo io. Ma noi faremo in modo di non doverle mai costruire queste stringhe. Come sempre cerchiamo di fare in modo che lavoro sempre con oggetti, la stringa usarla solo se devo vederlo quel dato, ma altrimenti non la costruisco, non mi faccio un format in Java per avere una stringa che poi il database dovrà parsificare. Cerco di fare in modo di passare direttamente l'oggetto da Java al database. Vabbè, poi esistono altri due tipi, che sono la variante di time e timestamp con associata un fuso orario, con time zone. Ma noi per fortuna sui fusi orari non ci dobbiamo preoccupare. Questi sono gli standard, date, time e timestamp. Se invece andate a vedere MySQL, quindi prendete la documentazione di MySQL nel suo sito, vi racconta una storia diversa. Vi dice, per le date c'è un formato date, formato anno, mese, giorno, e quindi questo, diciamo che corrisponde abbastanza bene allo standard. Con una particolarità è che non è in grado di rappresentare date anteriori all'anno 1000. Hanno deciso così. Quindi dal 1000 al 9999, il tipo date di MySQL. Sul 9999 diciamo che possiamo non preoccuparcene per un po', sul 1000 dipende, se siamo degli storici magari ci dà fastidio. Lo standard non prescrive nulla, ovviamente. Dice, quelle sono le date, perché mai deve mettere il limite lo standard. Poi c'è un tipo date time. Date time non esiste, nello standard. C'è date time e timestamp. Date time è un tipo che si è inventato MySQL, che di fatto è date con l'aggiunta della componente tempo. Quindi sempre dal 1 gennaio dell'anno 1000 al 31 dicembre dell'anno 9199, ma è con in più agganciati ore, minuti e secondi. Quindi ciò che lo standard chiama timestamp, MySQL chiama date time. Ma per rendere le cose più complicate, MySQL ha anche lui un tipo timestamp, che anche lui ragiona in anno, mese, giorno, ore, minuti, secondi, con la differenza che il range di valore supportato è completamente diverso. Il timestamp di MySQL va dal 1 gennaio 1970 al 19 gennaio 2038. E dici, e chi è il 19 gennaio 2038? Allora, è figlio del fatto che timestamp lavora come il tempo Unix in millisecondi, cioè in millisecondi a partire dal 1 gennaio 1970, espressi su 32 bit. Allora, se voi prendete 1 gennaio 1970, gli sommate 2 alla 32, meno 1, millisecondi, trovate il 2038. Quindi tutte le rappresentazioni della data che lavorano in millisecondi dal 1970 e lavorano su 32 bit solamente, vedono la fine del mondo nel 2038. Allora, Unix da tempo non è più vulnerabile a queste cose perché è passato a 64 bit come tempo interno, il che gli permette anche di lavorare in nanosecondi anziché in millisecondi. Le classi di Java 8 non avevano quel problema. Anche le classi di Java 8 hanno come riferimento temporale il 1 gennaio 1970. Ma è un riferimento arbitrario.
perché già la 8 il tempo, l'offset temporale, il numero di millisecondi può anche essere negativo, quindi posso andare all'indietro, oppure positivo e superare di gran lunga il 2038. Sono stati inventati di recente, già ovviamente non potevano, diciamo, sottostare a questi limiti. Mentre invece il timestamp è il primo tipo di dato che MySQL ha supportato e è figlio di quella rappresentazione del tempo che quando chi lavorava magari negli anni 90 vedeva il 2038 come, o negli anni 80, il 2038 come una cosa lontanissima, adesso siamo già più vicini al 2038 che non al 1970, eh? Tanto per dirne una. Però per ragioni di compatibilità non era possibile, non è possibile, non hanno voluto modificare questo comportamento. Quindi timestamp si chiama come lo standard, ma non funziona come lo standard. Quello che invece dobbiamo usare in MySQL è DateTime. Non si sa se mai MySQL deciderà da un certo punto in avanti di cambiare l'interpretazione di queste cose. Però è molto pericoloso, perché nel momento in cui lo dovesse cambiare, tutti i programmi che fanno affidamento su una certa rappresentazione rischierebbero di non funzionare più. La retrocompatibilità è un grosso problema sempre. Poi ci sono delle complicazioni ulteriori con MySQL. Inizialmente timestamp è un tipo di dato molto diverso. È un tipo di dato che era pensato, immaginate di avere un database che contiene qualunque informazione. Una cosa molto utile sarebbe sempre sapere, ogni volta che inserisco un nuovo record o ne modifico uno esistente, sarebbe sapere quando l'ho modificato. Poi salvate un file su disco, il sistema operativo si registra anche la data di salvataggio, la data di ultima modifica e così via. Il database non lo fa, SQL non lo fa questo lavoro. I progettisti di MySQL, anni addietro, hanno detto: ah, questa potrebbe essere una cosa utile. E all'epoca decisero: se tu definisci come timestamp una colonna, allora il valore di quella colonna viene automaticamente aggiornato ogni volta che inserisci una nuova riga, oppure, secondo di come lo definisco, come creo la tabella, anche ogni volta che la riga viene aggiornata. Quindi il timestamp era pensato verso un campo in cui il database lo compilava da solo, lo teneva aggiornato automaticamente senza che io dovessi inserire la data. E poi potevo andare a leggere per sapere, vediamo un attimo qual è stato l'ultimo dato inserito, quando è stato inserito questo dato, perché è sbagliato o chissà cos'altro. Nel passare degli anni questo comportamento di timestamp è passato da essere un comportamento automatico a un comportamento su richiesta. Nella prima versione di MySQL la colonna timestamp si comportava così, punto. Nelle versioni più recenti si comporta così solamente se aggiungo il valore di default current timestamp alla colonna di tipo timestamp, allora si aggiorna da solo. Quindi era nato con uno scopo molto diverso. Poi purtroppo lo standard ha dato a quella stringa un significato che non c'entrava nulla con l'aggiornamento automatico, e quindi adesso siamo in una situazione ibrida. Se voglio lo posso usare come marca tempo automatico quando creo la tabella, ma funziona solo in MySQL. Se voglio posso emulare lo standard, ma a questo punto sarebbe meglio usare DateTime. Che lezione ci portiamo a casa? Se ci dobbiamo costruire il nostro database, usiamo solo DateTime. Che hanno una rappresentazione del tempo che non è ideale, perché va da solo da 1000 a 10.000, ma è sicuramente meglio di timestamp. E non crea ambiguità con eventuali versioni vecchie che trattavano timestamp in modo diverso. Poi ci sono altri tipi, in MySQL sempre, ma poi ci sono, creano meno problemi. Un tipo abbastanza inutile che è l'anno, year. Abbastanza inutile perché, pericoloso, anche lui rappresenta gli anni su quattro cifre, quindi sempre da 1000 a 9999, e vabbè, fin lì. È la componente anno di un date, sono le prime quattro cifre di un date. Se voglio solo rappresentare l'anno, posso definire una colonna come year di 4 o year semplicemente. La stranezza che ha questa colonna, questo tipo di dato, è che
interpreta anche anni espressi su due cifre anziché su quattro. Quindi se io inserisco un anno su due cifre, lui lo interpreta, se tra 0 e 69 lo applica al XX secolo, anzi al XXI secolo, e quindi 2000 e qualcosa, se tra 70 e 99 lo applica al XX secolo, cioè 1900 e qualcosa. Che è arbitrario, totalmente arbitrario, solo perché ovviamente prima del 1970 non è capace di rappresentarlo, allora questo secolo l'ha appoggiato all'inizio del 1970. Potete immaginare quanti bachi ci possono essere in programmi che fanno affidamento su questa cosa qua, incremento di uno un anno e torno indietro di un secolo meno un anno, no? Ma va bene, quindi usiamolo pure, ma non facciamo affidamento sui valori su due cifre, gli anni si rappresentano su quattro cifre, punto. Questo tra l'altro è possibile solo perché MySQL non è incapace di rappresentare gli anni minori del 1000, perché altrimenti se io scrivo 70 sto parlando dell'anno 70 d.C., non del 1970. Vabbè, poi time è quello che dà meno problemi di tutti, ore, minuti e secondi, dove la stranezza è che le ore non possono andare da 0 a 24, ma da 0 a 838, e sul perché decidere 838 mi arrendo, non lo so. Perché questa stranezza? Ovviamente forse su Plutone i giorni durano 838 ore, ma in realtà la scelta è stata fatta per permetterti di usare il campo time o per rappresentare l'orario all'interno del giorno, l'orario delle lezioni, dalle 14 alle 14.30 alle 16, o solo un orario, non una data associata. Oppure posso usare il campo time per misurare una durata di tempo. Questa lavorazione dura 27 ore e 43 minuti. A quel punto è una durata di tempo che è slegata dall'orologio. Allora, MySQL ha lo stesso concetto, time, per rappresentare entrambe le informazioni. E per questo il limite massimo delle ore non è 24, ma è molto più grande. Se poi non vi piace 838, non usate time, usate un long int, ci sbattete dentro i secondi e siete a posto. Questo è ciò che ci dà MySQL. Time somiglia molto a quello dello standard, date somiglia molto a quello dello standard, date time somiglia molto al timestamp dello standard. E fin qua, se programmiamo in MySQL. Non vi faccio vedere cosa succede con gli altri database, vi do solo un link che è questo, che se mai dovrete interfacciarvi o usare database diversi, è una pagina web molto utile che di fatto ha degli schemi riassuntivi per vari argomenti, dicendo guarda lo standard cosa dice e poi quali sono le differenze tra questi, nel modo in cui lo standard viene implementato o non implementato in questi vari database, e quindi per le varie, ad esempio qui parla del select, più avanti parla del limit, che è una cosa non standard, quindi ognuno fa a modo suo, i confronti, eccetera. Quindi abbiamo tutti questi schemini che ci raccontano quali sono le deviazioni, in un certo senso, dei vari database rispetto allo standard. Ad esempio tipo boolean, chi ce l'ha, chi non ce l'ha, date time, e qui sono le cose di cui parliamo, cioè cosa dice lo standard, cosa fa Postgres, cosa fa MySQL, Microsoft non lo guardiamo neanche, cosa fa Oracle. Non è del tutto aggiornatissima questa pagina, perché ad esempio di MySQL dice ancora che timestamp lo aggiorna sempre automaticamente i dati, mentre abbiamo visto che nelle ultime versioni non lo fa. Però perlomeno ci dà un'idea delle trappole in cui potremmo incorrere, quindi degli aspetti a cui dobbiamo fare attenzione. Quindi questa è una risorsa utile. Dicevo invece, arriviamo a vedere cosa facciamo con JDBC. Qual è purtroppo
la missione ingrata di JDBC. Pensiamo a quando è stato pensato, all'epoca di Java 2 o GDD. Da un lato c'era il mondo SQL, che all'epoca era ancora più frammentato, ancora più diversificato di quanto non sia adesso. Cioè adesso i database, man mano che si va avanti, si cerca sempre di convergere verso l'SQL standard, di avvicinarsi il più possibile. All'epoca no. Dall'altra parte aveva delle classi Java su cui fare il mapping, che erano quelle di Java 1, Java 1.1, date calendar. Allora, che risorse abbiamo? Innanzitutto, fatemi aprire questo link, dentro, ricordiamoci che la parte standard di JDBC è tutta dentro java.sql, okay? Allora, dentro java.sql hanno definito un'enumerazione che si chiama types, che definisce delle costanti, le quali rappresentano tutti i tipi di colonne che possono saltare fuori in SQL. Quindi ad esempio per noi, dove sono? Date, c'è date, questi sono in ordine alfabetico, quindi si vede chiaramente che non c'è date time, ci sarà time, time with time zone, timestamp, timestamp with time zone. Quindi ci sono delle costanti in Java che descrivono i tipi di dato previsti dallo standard SQL. Ovviamente non si possono mettere a prevedere tutti i tipi di dato strani implementati dai vari fornitori di database. Questi sono i tipi, quindi internamente il tramite JDBC cosa deve fare? Deve fare due operazioni. La prima operazione è quella di passare dal tipo di dato nativo del database, pensiamo a un date time di MySQL, al tipo SQL standard, e poi dal tipo SQL standard al tipo Java. Tipo Java quale? Tipo Java java.util.date, perché alla fine quello c'era fino a prima di Java 8. Poi c'è il calendar, complica solo le cose. Alla fine un numero di millisecondi è la classe java.util.date. Quindi alla fine tutte le date, ore e menate varie che sono presenti dentro un database vengono sempre lette, quando andiamo a leggere un result set, sotto forma di oggetto date, cioè millisecondi. Solo che poi di questo oggetto date se ne fa un uso un po' diverso. Per cui chi ha inventato la libreria JDBC ha definito tre sottoclassi della classe date, che sono java.sql.date, java.sql.time e java.sql.timestamp, che modificano un pochino il comportamento della classe date. Java util date si chiama date, ma abbiamo già detto tante volte che non è una data, è un istante di tempo, perché ha data e secondi. Java SQL date dovrebbe comportarsi di più come una data, perché è pensata per restituire degli oggetti che arrivano da una colonna SQL di tipo date. Quindi quando voi ricevete un java.sql.date, quella è anche, perché è una sottoclasse, una java.util.date, se la leggete come java.util.date vi accorgete che ore, minuti, secondi sono messi a zero. Non sono assenti, sono messi a zero. Quindi quando il database c'è una data, tipo 28 maggio, ciò che leggete in realtà è la mezzanotte del 28 maggio. Quindi qualunque cosa io faccia su un java.sql.date, dentro lui è una java util date, quindi anche i secondi, ma devo fare in modo che ore, minuti, secondi siano sempre a zero. Quando lo leggo mi viene fatto già così dal driver JDBC, quando provo a inserirlo devo metterli a zero. Ma questo è perché java.util non ha una nozione di data separata da quella del tempo. Java SQL time
funziona al contrario, in modo ancora più subdolo. Restituisce sempre un oggetto date, ma di questo oggetto date hanno senso solamente le componenti temporali, ora, minuti e secondi, le componenti di orario. Questo orario viene applicato al 1 gennaio 1970. Quindi se nel database ho un time, adesso sono le 15:36, leggerò un campo che è 1 gennaio 1970 alle 15:36 e 00 e quanti secondi sono. La documentazione mi dice: guarda che la componente data non posso non metterla perché la devo mettere, la metto a 0. Lo 0 è l'epoca, quindi il 1 gennaio 1970, e c'è scritto: guarda che però tu non andare a guardare questi campi. Sai che il giorno sarà il 1 gennaio 1970, ma non, se è un oggetto Java SQL Time non lo devi andare a leggere. Sono nozioni strane di sottoclassi, se ci pensiamo. Cioè abbiamo una sottoclasse che fa meno della classe padre. È l'ereditarietà al rovescio. Una sottoclasse dovrebbe estendere, fa tutto quello che fa la classe padre e più, e di più. Invece qua invece c'è scritto, beh, la classe padre è date, però io devo fare di meno. E quindi avrò dei metodi, ma tu non usarli. Ho dei valori, ma tu non farci conto. Ah, questo vuol dire che dobbiamo prendere con le molle questa operazione. Fare attenzione, perché se sbagliamo, sbagliamo noi, e non c'è l'oggetto rientro che ci protegge e ci evita di fare degli errori o di richiamare le operazioni non lecite. Peggio ancora è timestamp. Timestamp non supporta i secondi faziosi, ma quelli frazionari, scusate. Cerca di rimappare un comportamento simile a quello di Java, di SQL timestamp. Quindi data è una messa insieme, che dovrebbe essere quello giusto, quello pulito. Quindi se una colonna di tipo timestamp, o in MySQL di chiamare del time, probabilmente voglio leggerla come timestamp, che è sempre per una sottoclasse di date. Ma la differenza, che non ho citato prima, è che vabbè, date ha i secondi a 0. Time ha i secondi ma non i millisecondi. Timestamp è l'unico che si porta dietro anche i millisecondi, con la precisione del nanosecondo, quindi a 6 cifre dopo la virgola, 3 di millisecondi e 3 di nanosecondi. Che 6? 9, milli, micro, nano, non tornavano i conti. E quindi internamente però è una sottoclasse di Java util date, ma internamente, ci dice la documentazione, contiene un oggetto date e un long contiene i nanosecondi. Quindi facciamo attenzione a non usare solamente la componente date, perché altrimenti ci perdiamo un pezzettino, perché non c'era nessun metodo nativo che fosse in grado di contenere quell'informazione. Quindi c'è un mapping imperfetto, e qui non è colpa di MySQL, questa è roba standard JDBC, come si mappa sullo standard SQL, avendo a disposizione i tipi di dato, date, che c'erano all'epoca in cui JDBC è stato definito. E quindi, quali operazioni fa il nostro driver JDBC quando andiamo a interrogare un database? Questa tabella è relativa nello specifico a MySQL. Okay? Allora, in MySQL abbiamo i dati, i tipi date time, timestamp, poi ce l'hanno. Questi vengono come prima cosa, vabbè, questa colonna qua non serve molto, nel senso che get column class name mi dà un nome, ma vengono convertiti in questi oggetti. Quindi, senza grosse sorprese, una colonna date viene convertita in java.sql.date, che ricordiamolo, se vogliamo avere la versione breve, un java sql date cos'è? È un java.util.date in cui non devo guardare l'ora. Oppure la colonna time viene convertita in java sql time,
JavaScript-Time è un Java util time, scusate, un Java util date in cui non devo guardare la data. Oppure sia il dateTime che il timestamp vengono convertiti in oggetto timestamp. Cos'è un oggetto timestamp? È un Java util date più a parte dei millisecondi o dei nanosecondi, a seconda della precisione che avevamo nel database. Se invece il campo year tendenzialmente viene convertito in Java SQL date e ti viene restituita la mezzanotte del 1° gennaio. Se invece c'è un'opzione di connessione diversa, te lo restituisce come intero anziché come data. Quindi queste sono le modalità con cui riusciamo ad avere informazioni dal database. Prima riusciamo a toglierci dai piedi questi tipi di dati strani, Java SQL, meglio stiamo, perché hanno tutti delle anomalie. Parte colpa di SQL, parte colpa di Java 1, pazienza. E allora andiamo a vedere come si fa a passare dai tipi Java SQL, date, timestamp e timestamp, lasciamo perdere time se vogliamo, ai tipi Java 8. Allora, ci sono, ed anche qua, quando hanno definito Java 8, hanno aggiornato la libreria Java SQL per aggiungere dei metodi che permettessero di importare e esportare. Allora, usiamo sempre questi, non facciamoci tentare di passare da Java SQL date a passare a un Java util date e poi convertire questo, perché sennò perdiamo dei pezzi. Perché se voi prendete un oggetto Java SQL date, essendo una sottoclasse, potete sempre fare un cast e farlo diventare un Java util date, anzi lo è già, per sua natura. Però un oggetto Java util date non sa se rappresenta una data o un'ora o un istante. Quindi perde le informazioni che invece già sapere che era un Java SQL date, un Java SQL.time lo fa comportare in modo diverso. Quindi preferiamo sempre, se vogliamo lavorare con local date o instant, quindi le variabili Java 8, passare direttamente dalle variabili SQL, dalle classi SQL alle classi Java 8. Come? Timestamp oppure date? Se ho un oggetto timestamp che deriverà molto probabilmente da una colonna di tipo dateTime, quindi nel database ho un dateTime, oppure un timestamp MySQL, meglio un dateTime perché ha meno limitazioni, allora posso passare, dove è andato, a un toInstant. Java.sql.timestamp toInstant mi restituisce l'instant corrispondente. Oh, sempre millisecondi sono. Oppure ho un toLocalDateTime. Quindi passo in Java 8 nella classe instant o nella classe localDateTime. Ovviamente perché timestamp ha anche una componente tempo, quindi non è localDate ma localDateTime. Posso anche fare l'operazione inversa. Passare da instant a timestamp SQL con questo factory, metodo statico, quindi mi restituisce un nuovo timestamp from partendo da un instant che ho, oppure partendo da un local date time, in questo caso c'è un value of che lo costruisce anziché un from. Questo quando ci serve? Ci serve quando vogliamo inserire dei nuovi dati, magari li abbiamo sotto forma di local date o local date time, perché li abbiamo presi così dall'interfaccia utente, e vogliamo inserirli, e il metodo setDate del prepared statement si aspetta l'oggetto Java SQL timestamp. E allora devo prendere il mio local date time e convertirlo in un timestamp. Quindi normalmente la conversione da local o instant a timestamp le faccio quando faccio le insert, quando invece l'operazione inversa la faccio quando faccio il select. Le versioni più facili sono quelle invece in cui ho solamente il date in SQL, quindi non ho la componente temporale, e quindi l'oggetto su cui mi vado a rimappare è un oggetto di tipo local date.
e quindi avrò il toLocalDate che mi prende l'oggetto SQL e me lo converte in Java 8, o viceversa. Qui sotto ho provato a sintetizzare tutte le conversioni possibili, in realtà ne ho sbagliata una, perché questa freccia qua da timestamp a local date è sbagliata, non deve andare a local date ma deve andare a local date time. Sono distratto un secondo e ho fatto il disegno sbagliato, quindi lo correggerò subito dopo. Questo è il panorama. Qui noi dobbiamo purtroppo convivere con tutti questi livelli. I tipi di dati di Java, che li chiamo Java 7, diciamo così, fino a Java 7, riusciamo a evitarli quasi del tutto passando direttamente da SQL a Java 8, a Java.time, se vogliamo evitarli. Ok, questa è un po' la parte un po' noiosa, diciamo, sulle date, ma purtroppo quando poi ci si incappa è meglio almeno sapere dove andare a cercare informazioni. Allora, su questo io vi avevo detto che avremmo iniziato a guardare un esercizio nuovo che io traggo da un tema d'esame che non mi pare che avessimo ancora toccato quest'anno, non ve l'abbiamo ancora proposto, che è, se non sbaglio, questo qua. Era un tema d'esame. Adesso non lo svolgeremo esattamente così, ci inventiamo delle domande leggermente diverse, del 17 luglio. E l'ho scelto questo perché ha una componente significativa di date, daytime, eccetera, eccetera, no? Anche perché poi così ci cominciamo a conoscerlo. Allora, prescindiamo un attimo da ciò che chiede questo tema d'esame, andiamo a vedere il dataset nuovo, su cui stiamo lavorando. Questo dataset l'ho trovato in questo sito, PABS, B-A-B-S, Bay Area Bike Share. Cioè, è una società di bike sharing della Bay Area di San Francisco, quindi quelli che gestiscono le biciclette in bike sharing di San Francisco, che hanno avuto l'idea carina di fare di pubblicare in open data, quindi in modo scaricabile aperto, i dati relativi al loro servizio, e hanno anche nel 2014 fatto una data challenge, cioè un concorso a chi riusciva a fare l'applicazione più carina, più intelligente, più figa, più quello che volete, a partire dai loro dati. No? A noi piace perché possiamo rubarci i dati. Questi dati sono scaricabili tranquillamente da questi due link, sono in formato, tanto per cambiare, CSV. In questo caso ci sono due file zip che contengono a loro volta dei file CSV. CSV quindi sono tabelle separate da, cioè righe con campi separati da virgola, dove ci sono essenzialmente quattro tabelle, quattro tipi di dati. Sono le station data, che memorizzano le stazioni, cioè i luoghi in cui puoi prendere o posare una bicicletta. Poi ci sono le trip data, ci sono le trip data che sono i viaggi, tutte le prese, tutti i viaggi che le biciclette fanno, quindi la bicicletta tra le Itali, dove è stata presa e quando, dove è stata posata e quando. Non ci dice da chi, perché sono anonimi questi dati, ovviamente. Poi abbiamo gli weather data, se serve, che ci dicono in quel giorno lì che tempo faceva, che può essere utile per correlare l'uso delle biciclette rispetto al tempo. E un rebalancing data, che è molto grosso, se andate a vedere, che ci interessa abbastanza poco, che descrive le operazioni di ribilanciamento che sono state fatte. Quello di ribilanciamento vuol dire che c'è un furgone che gira tra le varie stazioni, quando c'è una stazione di bicicletta troppo piena, ne sgancia alcune, le trasporta nelle stazioni vuote e le riaggancia lì. Cosa che qua non credo che a Torino venga fatta, non mi risulta. E ovviamente è quello
il vero discriminante di servizio è il vero fattore di costo. Se tu riesci a fare un bilanciamento fatto bene, o riesci a fare una distribuzione delle stazioni, dei viaggi fatta bene, ti costa molto meno il bilanciamento. Se hai il bilanciamento fatto male, o ti costa tanto, o comunque non riesci a soddisfare gli utenti, perché gli utenti che hanno bisogno di prendere la bici trovano una stazione vuota, o quelli che hanno bisogno di posarla trovano una stazione piena. E chiaramente tu devi fare il bilanciamento in modo opposto rispetto ai flussi pendolari. Vabbè, ci sono questi dati. Io di questi dataset ne ho importati in SQL due tabelle, che sono la station e la trip. La station che cosa? Quindi ho semplicemente importato il CSV in SQL appiccicando dei tipi di dato sensati. Le station cosa hanno? Beh, station ID, il nome della station, quindi la station rappresenta il luogo in cui posso prendere o posare la bicicletta. Le coordinate, latitudini e longitudini, di dove è posto fisicamente quella station. Dock count mi dice, c'è il commento qua, numero totale di dock, di posti in quella stazione, quindi quella stazione da 20 bici, da 50, da 30, eccetera. Poi c'è landmark che rappresenta la città, e nella Bay Area ci sono diverse città, diverse municipalità, e quindi dice in quale di queste municipalità è collocata la station, e la data di installazione della station stessa, quindi non tutte le stazioni sono state installate lo stesso giorno, ma in date diverse. E questi sono i dati di esempio. Sono 69 station in totale, non tantissime neanche, da gestire. Con un numero di posti variabile, dai 15, alcune 11, fino a una trentina, 27, se sono 29, nelle varie città installate quasi tutte nel 2013, alcune più recentemente. Queste sono le station. E poi ci sono le coordinate, latitudine e longitudine, che come vedete sono molto diverse da quelle a cui siamo abituati noi in Italia. Trip. Trip sono i viaggi, che sono quelli su cui lavoriamo di più. Un trip rappresenta il fatto che una bici sia stata presa in un punto e posata in un altro. È stata presa in un determinato istante di tempo da una determinata stazione, è stata posata a una determinata data in una determinata stazione. La station di partenza e di arrivo sono rappresentate sia sotto forma di stringa sia sotto forma di numero, che è l'ID della station. Quindi se guardiamo i dati c'è scritto che il trip ID 4576 è durato 63 minuti, è iniziato, quel signore ha preso la bicicletta il 29 agosto 2013 alle 14.13, qui mi fa venire in mente che la risoluzione sia di un minuto, perché i secondi sono sempre messi a zero, quindi probabilmente la macchinetta misura solamente i minuti, è stata presa la bici in questa stazione, e 66 è il suo numero, riferimento numerico della stazione di partenza. È stata posata alle 14.14 dello stesso giorno. Lì, ha preso la posata questo qua, ha solo fatto una prova. Allora 63 sono i secondi, direi, non i minuti. Infatti, scusate, l'avevo messo come commento, ma l'anno scorso me lo sono dimenticato. 63 secondi, la presa e la posata, nello stesso luogo. Questo è il numero della bicicletta, ogni bicicletta ha un numero di matricola, per cui uno volendo può sapere quella bici, quella bici specifica, quanti giri ha fatto, quali giri ha fatto, la 520, se è stata presa da qualcun altro dopo, oppure no. Questo zip code non ci interessa, sarebbe il codice postale del luogo di residenza dell'utente che ha preso la bici, però non ci permette comunque di identificare l'utente, quindi non ci serve. Questa tabella qui ha 139.000 righe,
in realtà è solo metà del dataset, quindi il dataset è diviso in due parti, primi 6 mesi e secondi 6 mesi. Il motivo è che quando hanno lanciato la challenge hanno pubblicato solamente i primi 6 mesi, così uno si poteva fare programma, eccetera. Poi la challenge vera e propria doveva girare sui secondi 6 mesi, che erano dei dati che ti davano solamente sul momento, nel momento in cui facevi la sfida, quindi non li avevi mai visti prima, per rendere chiaramente più realistica la challenge. Adesso però che la challenge è finita li possiamo avere entrambi, quindi magari li fondiamo insieme tutti. Ecco, cominciamo a pensarci, poi ci giochiamo venerdì, come rappresentare questi dati a livello di Bing, e quindi come poter leggerli e elaborarli in modo più corretto. La differenza è che appunto nella tabella station l'unica data che abbiamo è la data di installazione, date, nella tabella trip invece abbiamo date con ore, minuti e secondi. Io in SQL le avevo mappate su un daytime, che è un pochino più complicato da gestire. Quindi se volete cominciare a giocarci, direi che il primo passaggio sarà di costruire dei Java Bing che permettono di rappresentare questo station e questo trip, in modo giovedì da potersi lavorare e fare qualcosa poi a livello di DAO, e poi per, probabilmente riusciremo nel laboratorio prossimo a fare parte di questi temi d'esame dello scorso anno. Il database credo di averlo messo già online, se così non fosse lo vediamo subito. Materiale. No, non c'è. Allora vi metto subito già il formato SQL, perché ci sono, lo dovete scaricare ma sono in CSV. Vi metto subito l'SQL, se siete impazienti e volete cominciare a vederlo subito, basta che vi scarichiate il tema d'esame di luglio 2014 e lì dentro nella cartella DB c'è l'SQL zippato. Ci vediamo giovedì.